altri iscritti a parlare? Ha chiesto di intervenire l'onorevole Milanese, prego. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando per la prima volta ho preso posto in quest'Aula, ho pensato che da quel momento avrei continuato in un altro modo rispetto al passato a servire il Paese e mai avrei immaginato di dover prendere qui la parola per difendermi da accuse così gravi ed infamanti come quelle che mi sono mosse. Ciò spiega la condizione di evidente disagio in cui mi trovo e la mortificazione con la quale vi rivolgo questo mio pensiero, poiché questa situazione coinvolge la credibilità stessa delle istituzioni in un momento veramente difficile per il Paese. Detto questo, però, resta il fatto che io sono innocente. Nessuno di questi fatti, dei quali sono accusato da persone direttamente o indirettamente interessate, è vero. E ho un solo modo per dimostrarlo e al più presto. C'è un solo modo che consenta di liberarmi dall'onta che mi sovrasta, che le indagini dei magistrati proseguano e l'accertamento che ne seguirà si portino a compimento il più velocemente possibile. Per fare ciò è necessario che oggi stesso accogliate unanimi la richiesta di consentire l'apertura delle mie cassette di sicurezza e di acquisire i tabulati dei telefoni nella mia disponibilità, come del resto io ho sempre chiesto. Consentitemi, prima di terminare, di formulare un appello da uomo e non da parlamentare, il quale si sente schiacciato dalla veemenza del vento della calunnia, alimentato in ogni modo e da ogni parte. Ho sentito e letto tante cose false ed ipocritamente ingiuste, come ad esempio di bonifici sospetti provenienti dall'estero, quando basta controllare che arrivano da un notaio francese, il quale dopo aver pagato le imposte in Francia per la vendita della mia casa me lo invia e su quelle somme regolarmente dichiarate al fisco italiano ora pago le imposte nel nostro paese. Oppure dove si parla di presunte tangenti, smentite dai fatti e dagli interessati. Ma quelle che fanno più male sono state quelle provenienti da persone che con me siedono in quest'Aula. Parole lasciate cadere liberamente, senza conoscere fatti ed atti e che sono solo servite ad alimentare la peggiore informazione. Se volete e dovete essere i miei giudici, dovete farlo con la conoscenza e non solo per apparire. Se avete voglia e diritto di intervenire, fatelo e chiedetelo che la magistratura, alla quale va il mio doveroso rispetto, accerti la verità, senza limitarsi solo ad una sua apparenza, offerta troppo agevolmente. Chiedete anche voi, come io ho già fatto, di indagare su chi mi calunnia e sul perché. L'ho già chiesto al Procuratore della Repubblica di Napoli con la missiva coallegato alla memoria depositata alla Giunta delle autorizzazioni. L'ho fatto più volte ed anche oggi nel momento in cui pubblicamente affermo che sono false le accuse mossemi e sostengo la mia innocenza e quindi lo farò anche in seguito con denunzie formali. Chiedete anche voi, onorevoli colleghi, nei dibattiti televisivi e nelle interviste che rilasciate che si cerchi la verità prima ancora di accertarla. Pretendete, onorevoli colleghi, che insieme ai miei tabulati telefonici siano acquisiti anche quelli di coloro che mi accusano di aver fornito loro informazioni riservate, quelle ad esempio nella disponibilità di Paolo Viscione e Giovanni Sidoti, fin dal 2009, per sapere se costoro contattavano o erano contattati da persone che, diversamente da me, erano informate e potevano informarli delle indagini in corso. Quest'ovvio accertamento non è stato fatto, anche se vi sono elementi più gravi di un sospetto che lo imponevano. Chiedetevi perché. Dovete interessarvi di questo, è vostro compito farlo, onorevole Bersani, proprio in un momento in cui è evidente l'attacco mosso da più parti al sistema dei partiti sui quali si regge la nostra democrazia. Non farlo, non intervenire per sapere cosa c'è dietro tutta questa macchina del fango sarà per tutti noi imperdonabile. Grazie. Passiamo alle votazioni.